Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa decima stagione di WWE Supercast, signori, 10 anni di questo gioco, siamo arrivati ormai al giorno fatidico, abbiamo fatto aggiornamento, abbiamo fatto anche l'altra sera in live insieme, veramente un sacco di cose, quest'oggi andiamo a rivedere un po' tutte quante le nuove meccaniche che ci aspettano in questo nuovo anno. E perché sicuramente tante anche altre belle cose arriveranno, però abbiamo visto già un cambiamento totale, veramente, ci sarà da divertirsi un sacco, veramente. E quest'oggi, signori, andiamo a riguardare tutto, anche quello che è successo, quindi tutte quelle nostre pullate, tra poco le metterò, signori, preparate, perché qui, signori, ditemi cosa nei commenti cosa ne pensate, quali sono state le vostre prime carte, Tempesta, Noir, Punizione, sì, e perché no, Crucible magari, qualcuno di voi sicuramente è già nato al massimo, qualcuno di voi è già al livello 26, va bene. La prima cosa comunque ci salta all'occhio in questa nuova stagione ovviamente è il nuovo design, molto più grande, più bello, tutto quanto in primo piano. Abbiamo direttamente gli eventi, tutto qua in primo piano qua su, abbiamo un Roman Reigns incazzoso. Va bene, poi abbiamo la Money in the Bank e questi sono gli eventi, e sotto abbiamo tutto il resto. Allora, ok, è strano comunque c'è Wild qua, perché? Hanno composto a volte tutti quanti i menu, infatti adesso andiamo a vedere tutti quanti dove stanno i menu, nei sottomenu. Hanno cercato di compattare alcune cose tanto direttamente nelle mie carte. Comunque vabbè, King of the Ring, PvP, Survivor, Battle Pass, abbiamo una bellissima carta di Becky Lynch che, oh mio Dio, costicchia questo pass premium che durerà per altri 22 giorni. Questa è la carta, The Man, signori, Becky Lynch veramente con un design wow. Questa è bella, questa è veramente molto bella. Come vedete infatti i parametri sono scesi, siamo tornati a dei parametri simili alla prima, seconda stagione, ma anche alla terza, più o meno siamo lì. Abbiamo dei parametri riadeguati al nuovo gioco. Addirittura anche le carte Legacy, molto molto vecchie, sono arrivati a dei parametri praticamente quasi vicino allo zero, sono veramente debolissime, però vabbè. Questa è Becky del Battle Pass. Battle Pass che design è cambiato totalmente, abbiamo un Battle Pass con un design, diciamo, in tutto e per tutto molto più simile ai pass che ci sono negli altri giochi, più o meno. Abbiamo una scalata in questo modo, si vede, diciamo, la parte gratuita, la parte premium, e va bene. Cos'altro c'è salto subito all'occhio? Ovviamente la barra del rank, gli XP, signori. Livello 12, perché allora, appena aprirete il gioco sicuramente vedrete direttamente tutti quanti gli XP guadagnati la scorsa stagione, cioè diciamo il vostro livello tramutato in punti esperienza, e quindi sarete, diciamo, già al punto per partire in questa nuova stagione. Io sono arrivato a livello 12 subito così, praticamente ero a livello ancora Pantheon. Vedete, non siamo ancora a livello Tempesta, non sono a livello Tempesta in questa season, siamo ancora Pantheon, non esiste più Plus, Double Plus, scordatevelo. Mentre per quanto riguarda il rank, questo qua, signori, per arrivare al livello Tempesta, ovvero il primo livello della nuova season, basta arrivare a livello 11. All'11 sbloccherete un pacchetto con all'interno una Tempesta garantita. E io, ragazzi, vi lascio questo video qui perché è stato fantastico. Mi sa che qui mi dà la freebie Tempesta qua in questo pacchetto. Sì. Signori, nostra prima carta Tempesta. 3, 2, 1. The Animal Battista, bellissimo. Signori, andiamo a prenderci la carta Tempesta. Ho un déjà vu. Skull Crisis, signori, io non ho parole. Sono partito il primo pacchetto di livello 11 con un Batista. E qual è stata la nostra prima carta trovata in draft board? Batista, ovviamente. Eccolo qua, signori, questa è la nostra prima carta che faremo pro. Un Batista molto incazzoso. Se dovessimo cambiare anche un'immagine, mettere un'immagine un po' più recente. Batista Pantheon. Quella bottona, quella, questo ci sta. Questo ci sta. Questo ci sta. E questo comunque, come vedete, è il deck delle 8 carte. Conta anche comunque il livello complessivo del vostro deck, eh? Oltre al livello
generale del rank del gioco conta, ma conta anche il vostro livello di carte, quindi dopo ci arriviamo comunque. Adesso andiamo a vedere direttamente nelle mie carte dove tutto quanto meno si potrebbe stravolgere. Anche abbiamo anche Bifab che abbiamo pullato nel l'ho trovata nel tic, no, lascio il video. 3, 2, 1. Quando vedo carte Summer Slam ora mi brucio. Prende non male di più. Pantheon. Tempesta. Cioè, immagino un altro Batista, ma no, sarebbe la bestemmia. Un altro Batista no, dai. Lamento. Becky. Signori, la carta Tempesta io spero sia una superstar, se no qui disinstallo il gioco, eh. Fab. Yes. Allora, comunque, beh, se noi adesso andiamo qui, praticamente questo menu che rimane più o meno tutto quanto uguale. Se adesso andiamo a vedere tutto quanto le realtà attive, che vi ricordo partiamo da WrestleMania 39 in su, quindi tutto il resto che sta sotto WrestleMania, quindi Royal Rumble 23, Ottano, tutto quello che c'era, Pixel, tutto quanto in Legacy. Dimenticato, non serve per niente, è proprio a zero. Queste sono le altre carte che possiamo anche mettere la nuova visualizzazione, ovvero la modalità normale della decima stagione, dove vediamo praticamente sia l'animazione delle carte pro, sia la totalità della forma della carta. Quindi qui è molto più bello vedere direttamente in questo modo, è molto più riconoscibile, molto più dinamico il menu, lagga bestia. Io per comodità per ora mi metto comunque la vista classica perché riesco a vederle meglio, le riconosco almeno per ora in questo modo molto meglio. E va bene. Camera di fusione, che è pronta. Bello. Vabbè, sì, la mia fusione comunque la prima ve l'ha fatta come tutorial, quindi è semplice. Comunque è differente, totalmente differente dalle scorse stagioni. Praticamente questa fusione è totalmente rinnovata, non c'entra niente con le altre stagioni. Abbiamo ben 6 camere di fusione che possono essere tutte e 6 messe contemporaneamente. Funziona così, abbiamo 3 slot principali, infatti le vedete qua su con questi pallini, quadrati, triangoli. Ogni simbolo, diciamo, ha un significato. I primi tre pallini sono le fusioni, quelle normali, ovvero qui possiamo fondere in 3 slot una carta del vostro livello Pantheon, una carta di livello Tempesta, una carta di livello superiore, in questo caso Punizione. Come vedete qui ci sono dei gettoni, fusione, 4 su 7 e 0 su 5. Se voglio fondere una carta di livello Tempesta ho bisogno di 7 gettoni, questi qui blu Tempesta. Io inserisco questa carta qui praticamente e mi dà la possibilità di fondere una di queste carte qui, che hanno un design veramente bellissimo, di livello Tempesta. Se avessi 7 gettoni andrei a fondere 2 giorni avrei la carta, una di queste qua. È molto molto migliorata questa cosa perché posso mettere tutte e 3 insieme volendo. Io posso, per esempio, adesso qui nel primo ho ancora 8 ore dove sta fondendo praticamente una carta Pantheon. Se avessi il resto potrei mettere qui una fusione e Tempesta e addirittura qua una fusione Punizione. Andando oltre abbiamo anche la fusione Legacy, qua giù infatti possiamo andare avanti e vedere tutte quante le nostre Legacy. Serve soltanto un gettone Legacy per fondere una di queste carte qui vecchie. Legacy che arriva comunque fino a SummerSlam, eh? Quindi comunque considerato questo qui potremmo andare avanti anche con le fusioni SummerSlam. In questo caso, con questa nuova fusione, non serve avere la carta fusione vecchia per andare a prenderci quella nuova, ma direttamente servono soltanto questi gettoni. Stop. E poi andiamo avanti dove c'è la promo, che questa è completata. Poi abbiamo 2 slot promo che si fanno con i gettoni quelli rossi, soltanto 2. Quindi andiamo a prenderci, dovrebbe essere un pacchetto dove ci dovrebbe essere qualsiasi tipo di carta. Qualsiasi. Let's go! E infatti SummerSlam, vabbè. Gettone collezione, questa qui infatti è quella Legacy più SummerSlam. Una che potevo prendere da SummerSlam in su, non ricordo. E ovviamente i punti esperienza, ogni volta che apri un pacchetto c'è punti esperienza. In questa roba qui, vedi, se vado a fondere questo tipo di pacchetto, mi servono 10 ore, e all'interno possiamo trovare carte da SummerSlam fino a Tempesta. E questi sono i gettoni, i cristalli valuta forgiatura, che dopo ci arriviamo, signori, mamma mia, spettacolo questa season. Comunque i gettoni questi si trovano sia negli eventi, anche in draft board, ma soprattutto si trovano anche in King of the Ring, ho visto, insomma, in vari eventi si possono portare a casa, Survivor. Il nuovo menu polverizza le carte, possiamo farlo anche tramite menu
da qui praticamente, se vogliamo andare a riempire la barra che è scesa a 2425, quindi diciamo riproporzionata con le nuove carte, possiamo, se uno volesse direttamente buttare le carte in polvere direttamente dal proprio menu e non per forza dalla draft board. Performance Center che viene integrato in questo menu. Tra le carte, vabbè, diciamo ti fa vedere quello che c'hai, è usato un menu informativo. Tabellone del draft sta qua, camera di fusione e modifica mazzo, vabbè, rimane quello. Catalogo delle carte, dove abbiamo tutto il resto, rarità, nomi, collezioni, dove però c'è anche il nuovo sottomenu, ovvero forgia. Se adesso qui vogliamo forgiare una carta SummerSlam, per dire, abbiamo infatti, vedi, 30.000 super gettoni, 5 gettoni rossi, 5 cristalli rossi e 27 cristalli blu. Se io vado a spuntare la forgia, queste sono le carte che potrò forgiare. Allora, questi qui dove abbiamo una stellina sono carte che possiamo farci pro. Altrimenti, se la carta non ce l'abbiamo, per esempio, infatti Giovanni Vinci, se lo volessimo forgiare abbiamo bisogno soltanto di 350 super gettoni più 24 cristalli forgiatura. E fatta questa, cioè premi su forgia, la carta ce l'hai. Non è che è una carta a caso, te vai a scegliere proprio la carta che vuoi farti. Se invece la carta te la vuoi fare pro, per esempio, ne so, Dirty Dominic Mysterio, una copia ce l'hai, vuoi farti la seconda, dovrai spendere anche, oltre 24 cristalli per la carta normale, anche 4 cristalli rossi per la carta pro. Ovviamente anche super gettoni. Quindi, signori, questo potrebbe essere anche un buon metodo per recuperare anche qualche collezione, finalmente, anche perché, insomma, mancano un po'. Quindi, vediamo, non possiamo farci ancora tutto perché... per esempio, al massimo Summer, perché Pantheon, se volessi forgiarmi qualcosa di livello Pantheon, non ho la roba necessaria, perché servono ben 48 cristalli e addirittura 8 per farci la pro. Ne servono abbastanza, non pensavo fosse più semplice, ma ci sarà veramente da nerdare anche per questa cosa, per il costo della forgia. Quindi io consiglio a tutti quanti di cominciare fin da subito la campagna, dove lì almeno sono garantiti questi cristalli. Accumulateli il più possibile per poi utilizzarli quando serviranno davvero. Non siete a caso. Non fate la cagata, ragazzi. Non fatele. E questo, ragazzoli, è quanto riguarda il menu. Allora, andando avanti, King of the Ring completo, ho perso sicuro. Ho fatto schifo. Qualificazioni, quanto sono arrivato? Vediamo un po' se è una qualificazione, se mi dà. Soltanto le scelte. A quarti di finale mi darebbe anche un gettone fusione. Vabbè. Io andato a la ricerca, sti cavoli. Andiamo a farci qualcosina, signori. Andiamo a farci un match in campagna. Faccio vedere com'è che funziona anche questa roba qua. Allora, noi abbiamo diverse leghe. Come in tanti altri giochi abbiamo la lega principiante e su. No, qui siamo da recluta. Abbiamo una totalità, mi sembra, di 84 incontri. Quindi abbiamo tutto quanto un percorso. Dobbiamo sconfiggere tutti quanti questi wrestler per arrivare fino in cima, alla fine della corsa. Una volta completata questa qui, dove c'è Bianca Belair in fondo, l'84esimo livello, possiamo andare oltre e andare a sbloccare la modalità dilettante. Mappa bloccata, ottiene 252 stelle e sconfigge il boss finale della difficoltà precedente. Cosa vuol dire? Noi dobbiamo completare la mappa precedente per andare qua. Le stelle si prendono 3 per ogni incontro. Per esempio, qui andiamo, il prossimo da sconfiggere è Finn Balor, quindi abbiamo un percorso per arrivare fino a Finn Balor. Andiamo qua al livello 8. In questo incontro qui ti richiederà soltanto match sulla resistenza e sul carisma con gli elementi a destra e sinistra. Quindi questo qui è il deck che andremo ad usare, soltanto frecce sinistra e destra. Se noi per esempio avessimo avuto altre carte più forti con frecce gialle, non sarebbero state buone in questo tipo di deck. Quindi autoriempimento, questo è il livello al massimo del deck già di default, però ti richiede questa roba qui, quindi soltanto resistenza e carisma e allenamenti soltanto quelli blu, quindi destra e sinistra. Fai questo incontro qui e prendi le 3 stelline, quindi andiamo. Ora, all'inizio è molto easy, cominci veramente da livelli bassi, gli avversari sono veramente scarsi, quindi all'inizio è facile. Quindi per questo proprio consiglio di iniziare una campagna fin da subito, per accumulare sia esperienza che gettoni forgiatura, cristalli forgiatura. I match sono in tutto per tutto uguali alla Wild, quindi signori non c'è niente di nuovo. Devo ancora farmi la pro di lei, perché purtroppo il performance center l'avevano bloccato durante la manutenzione già dal giorno prima, quindi sono rimasto indietro con la seconda copia. L'ho recuperata la prima durante appena ho iniziato la season 10, e la seconda copia l'ho messa in performance center adesso, quindi siamo indietro. La faremo pro,
Con le pro arriveremo direttamente forse anche a livello tempesta anche nel deck normale. Incontro perfetto, 3 stelle signori. Dobbiamo farci ovviamente 3 stelle con gli incontri perfetti. E andiamo avanti in questo modo. Ogni volta che te sblocchi un nuovo livello, sblocchi anche un pacchetto con le valute forgiatura. Quelle blu, mentre quelle rosse si sbloccheranno durante le boss fight. In questo caso quando arriverò a Fimbello sbloccherò anche i gettoni, quelli rossi. Questa è tutta quanta la modalità campagna, signori. La difficoltà non cambia, ovvero nel senso non è che puoi decidere te il deck a seconda di difficoltà che trovi, magari abbassi il livello, troverai avversari più deboli. No, la difficoltà è graduale, quindi sei te che devi aggiornare il tuo deck, potenziarti per restare sempre all'altezza, tener testa tutta quanta la modalità campagna. Ed è bene appunto cominciarla fin da subito per arrivare a un certo punto dove non puoi andare avanti, e a quel punto sai che quello è il tuo limite e ti dedichi ad altro. Però intanto abbiamo fatto tutti quanti i cose forgiatura, no? Quindi buono. Altra roba nuova, signori, abbiamo il negozio. Ovviamente con i pacchetti arrivano fino a livello noir, però nel super negozio abbiamo già una piccola chicca che mi sta facendo un po' di gola, però dura soltanto 15 giorni, quindi fra 15 giorni verranno riaggiornate queste carte qui. Però abbiamo direttamente una pro di Carl Anderson che costa ben 28.000 super gettoni, 14.000 per ogni copia. È una pro noir garantita. Questo ti farebbe salire un sacco di livello, ti darebbe un sacco di esperienza, perché vi ricordo, una volta che trovi una carta nuova o comunque apri dei pacchetti sono XP. Ovviamente poi c'è anche un 12.000, una noir singola, che potrebbe essere chiunque. Pacchetti comunque, poi vabbè, c'è un po' di tutto, pacchetti... Qui ci sarebbe anche McDonagh, che con 15.000 super gettoni ti prendi già due copie. Comunque una pro garantita di livello punizione. Ovviamente noir è più potente, però anche questa potrebbe essere utile, magari perché non arriva a 28.000 super gettoni. Questi ne bastano 15.000, ti fa comunque una pro di un livello più alto di tempesta. Tempesta abbiamo comunque Ricochet, quindi questo qui comunque potrebbe essere un'altra pro garantita, che costa anche poco, onestamente. Questo arriva a 7.000, neanche 7.000 super gettoni, ti fai una pro tempesta. Quindi insomma, le opportunità ci sono, signori. Opportunità veramente ci sono un sacco qua nel super negozio. Abbiamo nuovi, retrocarta, vabbè. Io intanto vado a prendermi questi pacchetti qua, perché adesso andiamo a farci uno spacchettamento, perché vi faccio vedere anche le altre cose molto carine del nuovo, della nuova draft board della season 10. In questo caso io sono a livello 12, che appunto è la rarità del mio, rank è tempesta. Qui posso trovare carte tempesta. 32 su 55 è il mio conteggio dei reset. Una volta ritornato a 55 avremo un'animazione speciale della draft board dove avrò la garanzia di una carta tempesta. Mentre in questo caso, visto che il mio livello del deck è Pantheon, posso comunque trovare dei reset Pantheon con animazione praticamente. Quindi possiamo, diciamo, sculare anche le Pantheon con animazioni speciali più di una volta in una stessa draft board. E in live comunque abbiamo trovato anche un early pull di livello tempesta, quindi è possibile trovare comunque anche carte tempesta nonostante siamo comunque un livello del deck inferiore. Sicuramente mi arriva qualche altra Pantheon. No, tempesta! Cioè, è tutta la pesca prestigiosa. Il contatore delle carte è proprio extra tutto. Madonna, ragazzi, stasera si sbomba tutto. Contano entrambi. Conta entrambi i livelli, sia del deck sia del rank. Quindi è possibile avere un'animazione che può garantirci una carta tempesta oppure una Pantheon. Ovviamente quando arriverà l'animazione vedremo la carta, qual è il simbolo sopra disegnato. Se c'è il punto, il simbolo della tempesta, vuol dire che sarà una tempesta. Ci sarà Pantheon, sarà Pantheon, ovviamente. Mentre per quanto riguarda Draft World esclusiva, lì andremo direttamente con il livello del rank. Quindi in Draft World esclusiva avremo in questo caso il livello tempesta. Ed è molto meglio. Ecco appunto, quello che state dicendo appunto. Pantheon, boom, Johnny Gargano. Che poi su carte potresti fare tranquillamente pro in questo modo, ti recuperi un sacco. Cioè i giocatori che cominciano adesso a giocare, secondo me sono molto più avvantaggiati. Beh, ecco il gettone tesoro della fusione, vedi. Sono molto più avvantaggiati dei giocatori nuovi che hanno cominciato per la prima volta dalle stagioni scorse. Cioè cominciando dalla decima è molto più conveniente degli altri anni, sembra. Proprio di sì. E lo chiamo Supercard OG. Eccola un'altra, vai. Un tempo sarebbe stato fantastico vedere tutte queste carte, tutto questo casino. Un tempo sarebbe stato veramente bello.
era tempesta. Era tempesta quella. Maledetto supporto tempesta. E dai. Va, va, va. Elton Prince. Altra pro? Mi pare un po' di sì. Allora, qui adesso devo eliminare un po' di roba, però ho paura. Vedi, ho fatto tutto questo spacchettamento, 418 XP. Non è che ne guadagni tantissima, ne guadagni tante se trovi carte del tuo livello. Allora sì, trovi carte del tuo livello in questo caso tempesta, ti darebbe tanto. Ora io provo a fare così, praticamente. Seleziona tanto tempesta, punizione, noir, crucible e questo. E tutto il resto dovrebbe selezionarlo? No, ho fatto il contrario. Da SummerSlam in giù dovrebbe essere selezionabile, giusto? Quindi Pantheon eccetera mi rimane, ok. E ovviamente le novità. Eh sì, trovato WD Universe, che comunque beh, il design è molto molto bellino questo delle tempeste. Però cavolo, supporto tempesta, accidenti a te Supercard, già mi trolli. Già mi trolli in questa nuova season, no, sparisci, io non lo voglio assolutamente. Assolutamente no. Elton Prince non ci... non pensavo fosse pro. Gunther è pro. Johnny Gargano pure. Vabbè, questo lo sparisce, questo sparisce. Vai. Vedete, facciamo un altro spacchettamento per arrivare almeno a andare anche in draft board esclusiva. Direi proprio di sì. Comunque ditemi sotto nei commenti cosa mi consigliereste di fare. Se tenermi super gettone per altre 2 settimane o andare a prendermi i 2 Carl Anderson di livello noir e farmi la prima pro noir. Anche perché comunque adesso dovrò fare Batista pro, quindi qualcosa in più avrò di livello. Vedremo come funziona il tutto. Io fossi, cioè, parer mio, aspetterei 15 giorni perché magari ci metteranno, non dico ci metteranno Crucible, ma potrebbe cambiare qualcosa nel super negozio, non lo so. 15 giorni possiamo reggere, 2 settimane, non so niente. Intanto possiamo nerdare su altro. Però è vero anche che comunque sono anche altre carte, tipo anche con Tempesta, con 15.000 ti porti a casa comunque un'altra pro. Le opportunità anche nel super negozio ce le sta dando. Sono molto profumose come opportunità. Ditemi sotto nei commenti, cioè datemi un consiglio. Cosa fareste voi? Cosa fareste voi? O cosa avete già fatto? Intanto facciamo questo spacchettamento. Allora qui abbiamo 3, 4, 5, 6, 7 e Google. Dimmi un... Ehi Google, dimmi un numero da 1 a 7. Scusa, credo di non aver capito. Ehi Google, dimmi un numero da 1 a 7. Ok, ho capito. Ecco un numero a caso, 3. La carta più in basso di tutti, signori, sarà Tempesta. Vai. No. The Miz SummerSlam, schifoso. Schifoso. Però qui si possono trovare fino a carte Tempesta, quindi capito, se può far pure qua. Ragazzuoli, io non credo ci sia nient'altro da aggiungere se non continuare a scoprire tutte quante le prossime novità di questa season. Non vedo di scoprire tutto quanto il resto. Comunque se può qualsiasi cosa, direttamente qua nelle opzioni e centro assistenza abbiamo direttamente i nuovi infatti abbiamo anche l'avatar. L'avatar praticamente, vi faccio vedere subito, ci può andare direttamente qua dal profilo, clicca sulla modifica e possiamo mettere o una carta come abbiamo sempre fatto oppure un avatar che si sblocca appunto tramite pacchetti speciali. Quindi in questo momento abbiamo sbloccato Frog e The Rock Jasmine Knight. Se uno invece mette la Superstar, vuole mettere come immagine profilo questa roba qua, ci può mettere anche questa qui. Io per ora mi lascio con questo Finn Balor pullato 2 live fa, è veramente fantastico. E va bene ragazzi, io spero vi piaccia questa nuova stagione, a me piace, per ora mi piace un sacco. Il gioco si è un po' rinfrescato veramente sto giro. Abbiamo, ok, le solite modalità è tutto, però intanto abbiamo opportunità in più per garantirci carte e potenziamenti extra. E noi ragazzi ci vediamo come sempre lunedì sera in live per continuare questa scalata nella season 10, signori. E sarà che serata dove ci sarà forse anche il primo evento in team. Vedremo quale sarà e soprattutto chi ci sarà in evento. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.